Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, io quando passo da Brescia non posso non chiamare un campione del mondo. È disperato perché c'è una, c'è, tutti sono invitati oggi e dobbiamo fare un pranzo enorme. No, allora tu quando passi da Brescia, te l'ho detto, fermati, sei ben accetto sempre. No, oggi è un giorno particolare perché... Tutti a casa di Spillo. Sì, sì, due figli, tre nipoti, due... ospiti, siamo in 11, quindi a Natale sento, quanti siete? 40? Lascia perdere. Sì, lasciamo perdere. Spero magari di scappare, me ne vado da mia mamma così. Vabbè, intanto così siamo in due. Io e lei. Ti ho fatto scappare 10 minuti. Oh, ma sta Juve, Spillo, ma la Juve vince sempre. Assolutamente sì. Stavo dicendo proprio in questi giorni che parlavo con i miei amici sportivi, dicendo, allora la Juve vince perché al più forte allenatore che c'è in Italia. Ma diglielo alla gente che non capisce. Che no, ma certo, io conosco Allegri veramente da quando era alla SPAL, dopo è andato a, come si chiama? Cosa ha fatto mia? Cagliari. No, sì, ma era Cagliari e tutto così. Questo è bravo. Ha in mente il calcio, certo, e poi lo insegna bene, poi... cioè non ha bisogno sempre di fenomeni, fa giocare bene chiunque. Bene, noi, sai che sul bene qua contestano loro. No, ho capito, cioè, allora fa giocare tutti, allora tu guarda adesso i giocatori della Juve, chi c'è, e la Juve oggi è in testa alla classifica, aspetta perché stasera arriviamo. Arriviamo. Sicuro che arriviamo? Sì. Certo, anche se l'Udinese è una bella squadra, fisica, ha tanti stranieri, è per anni che è in Serie A, i presidenti lì hanno fatto un grande lavoro, utile veramente, però con l'Inter penso. Ma io pensavo che dopo che, cioè io ho visto a Napoli, no? Ma l'hai visto che Inter che c'è stata al secondo tempo, mamma mia, sontuosa, no? Ho detto magari il Napoli va a Torino, non dico che va a vincere, però magari li blocca sul niente. Niente. Questo è di corto muso sempre. Ha ragione Allegri. Però questo Napoli non è più il Napoli di Spalletti. No, assolutamente no. Certo, questo è un Napoli dove la differenza la fanno gli allenatori. Allora, questo Napoli con Spalletti aveva 10 punti in più. Addirittura? Assolutamente sì. Certo, perché tra questi Bazzari, l'altro... Garcia. Sì, no, vabbè, l'anno scorso. Ci sono almeno 10 punti. Però io mi aspettavo che non si ripetesse il Napoli, sai che dopo lo scudetto subentra un po', però porca miseria non pensavo neanche che... Ma quindi tu ti aspetti che sto duello Inter-Juve va avanti fino a... Sì, niente da fare. Non riusciamo... Allora sono sicuro che il duello sarà Juve e Inter e poi... C'è anche il Milan sempre lì attaccato. Però il Milan, adesso vediamo a Bergamo. Sì. A Bergamo ti aspetti che il Milan vinca? Allora, non è più l'Atalanta dello scorso anno, di tre anni fa. L'Atalanta è cambiata. Sì, certo. E secondo me, tanto per dire qualcosa sull'Atalanta, avrebbe bisogno di un restyling. Sì, avrebbe bisogno di un cambio, bisogna riniziare. È finita l'epoca dell'Atalanta dei Champions, è finita l'epoca dell'Atalanta delle Coppe, è una squadra da ricostruire, anche se ha dei buoni giocatori. Senti, ma Lautaro, tu che sei uno che ha fatto, ricordo, signore campione del mondo, ha fatto oltre 260 gol, oltre 200 nell'Inter. Senti, ma sto Lautaro è diventato bravo. Lautaro è stato sempre bravo, perché dal giorno che è arrivato all'Inter ha sempre fatto dei bei campionati, dei grandi campionati, ha sempre fatto gol, è un giocatore difficile da marcare, è un giocatore che sa bene, sa bene e conosce il ruolo che fa, nessuno può marcare per 90-100 minuti un giocatore così, perché trova sempre la giocata vincente. Poi è uno che ci tiene alla maglia. Poi Thuram, adesso è un po' Spillo anche lui, no, ma come conformazione fisica sto dicendo, poi tu segnavi 10 volte più di Thuram, però anche lui sta andando bene. Allora,
ti saresti trovato bene, secondo me, tu con lui. Casomai se lui si trova bene con me. Certo, No, allora, l'Inter, il segreto dell'Inter è semplice, è facile. Allora, primo, allora, tutti discutevano all'inizio questo presidente, però si sta dimostrando di essere all'altezza. Però il genio di questa società è Marotta. È inutile nascondersi. Allora, Marotta è alla Juve, la Juve è la squadra più forte, vince. Marotta va via dalla Juve, va all'Inter, l'Inter comincia a vincere, comincia a fare risultati. Sono d'accordo. E sistema anche i conti. Sì, piano piano. Perché allora fare dei risultati spendendo è facile, però lui sta anche attento, perché l'Inter, lo sappiamo, è una squadra, una società dove hanno fatto dei debiti, gli ultimi 20 anni. Ieri parlavo anche con Ignazio La Russa, presidente della grande di lui, dice: Zanga ha avuto l'intelligenza di dire, oh, fate voi, cioè, hai capito? Lasciano lavorare. No, dico, gli ha dato a Marotta la possibilità di fare lui, perché io non credo che Zanga capisca molto. No? Zanga non è l'ultimo arrivato, come calcio magari sì, però come imprenditore... No, ma quando tu hai l'intelligenza di dire fai tu che ne capisci... Sì, ma allora Zanga è stato intelligente a dire a Marotta fai tu. Infatti. Perché abbiamo detto prima... Il genio è Marotta, il segreto di questa squadra, e Zhang lo ha capito, ha intuito che se lasciava fare Marotta, che poi Marotta di ausilio, non vorrei dire che vado sempre con la ferita, ma non sono tanti presidenti magari che capiscono, hai capito, che magari devono fare altri. Allora, per esempio, chi fa parte del calcio, i calciatori, gli allenatori, i preparatori, vanno a fare tutti dei corsi a Coverciano. Esatto. I presidenti no. Bravo. I presidenti non fanno i corsi. E ogni tanto vogliono decidere, però vogliono incidere, sbagliano, ragazzi. Mettono i soldi, è giusto che decidano. L'importante, secondo me, è per questi presidenti che hanno la disponibilità, che si prendono in carico città grandi, Milano, di avvalersi di professionisti seri e validi. Riepiloghiamo. L'Inter, teoricamente stasera con l'Udinese, se non succede una sorpresone, ritorna davanti. Dopo sono 13 partite, devo dire che ancora oggi, allora... L'Inter, quindicesima. Allora l'Inter è la squadra che ha la migliore difesa, ha il miglior attacco, è quello che vince di più, ma manca ancora tre quarti di campionato. Però tu la fuga solitaria, insomma, non ti aspetti di avere la Juve ancora incollata al collo alla primavera? Io penso di sì. No, ma penso anch'io come te. Io penso di sì, perché la Juve sta dimostrando di essere una squadra competitiva, anche se tutti dicono che non gioca bene, ma alla fine, se noi andiamo a vedere in Italia, chi è che gioca bene? No, infatti. Ma in Milan credi che si possa reinserirsi o non... Il Milan è una squadra se dovesse perdere a Bergamo, c'è altro distacco che prende. È una società dove si sta ricostruendo, ci vuole un po' di tempo, ma soprattutto ci vuole una società dove ha disponibilità. Anche trovi un fondo che non ti mette in condizione di lavorare, di prendere giocatori forti, è inutile. Poi, secondo me, hanno fatto un grandissimo errore. Noi siamo interisti, però quella società lì a licenziare Maldini, fatto un autogol grande come una casa. Fatto un autogol da retrocessione. Un'altra, adesso stiamo non c'è due senza, no, come non c'è tre sì, senza, no, c'è senza due senza tre speed, però sai che poi si arrabbiano, che sono spiritosi loro su questa cosa qua. Comunque, molti milanisti lo sanno. Chi parla di calcio deve anche accettare
No, sono d'accordo con te. Le battute che si fanno. No, questa non è una battuta. Noi abbiamo vissuto sempre, io da piccolo, adesso, hai visto? Cioè, sono qui con un mio amico, il più grande milanista. Qua con i milanisti. È il più grande milanista. Noi scherziamo, li dichiamo, facciamo. No, però anche lui sentiva, cioè, Maldini. Cioè, bisogna prendere via Maldini. Bisogna prendere, ma appunto stavo dicendo che allora mandare via Maldini, questo qui è stato un autogolpe incredibile. Sì. Perché Maldini ha dimostrato di essere una persona seria, onesta, che capisce di calcio e, cioè, aveva iniziato a fare una squadra competitiva, ha vinto il campionato. Ha sbagliato uno, gli hanno fatto Possiamo dire che per noi interisti è meglio così. Ah, porca miseria! No. Ma molto meglio, infatti continuate così, rossoneri, continuate così. Spillo, grazie a nome di tutto il pubblico di Gianluca Rossi TV, ci vediamo presto. Quando passi, ragazzi, io sto stringendo la mano a un campione del mondo. Quando passi per Brescia, lo sai, fermati, mi fermo sono sempre a disposizione, perché sei bravo, serio, grazie, e quindi Spillo. Meriti grande, anche tu. Spillo mio, ragazzi, sto stringendo la mano a un campione del mondo, voi non sapete che cos'è. Questa è Stoccarda 2007. Sai cos'è? Allora, Stoccarda 2007 è la rivincita che abbiamo fatto di Germania-Italia. Era un amichevole. Con i reduci, com'è che era finita? Pareggio, 1-1 mi sembra. Quindi mi spiace. Diceva un'amichevole Italia-Germania. Non esiste un'amichevole. Non esiste un'amichevole Italia-Germania. La seconda volta. Alla fine. Sempre, sì. Con noi hanno sempre sofferto. Porca miseria, ragazzi. Con noi hanno sempre, ecco, vedi, è un grande interista questo. Lo conosco. Poi gli hai fatto pure gol nell'82 ai tedeschi, figurati un po', si ricordano ancora. Sì, ma anche Avellino, delle amichevole, ho sempre trattati bene, segnando. Quando ti tratta bene, questo ti segna. però il gol, quello più bello, quello più che è rimasto nel cuore di tutti, vedi un po' la finale della Coppa, ne hai fatti anche di più belli, ma quello lì ci ho capito, veramente non penso che per un calciatore, allora, per me fai gol al mondiale, giocare in nazionale, allora far parte di un mondiale, giocare alla finale, segnare, non posso chiedere di più. Grazie a tutti, auguri e buone feste a tutti, ciao, all'anno prossimo, ciao ragazzi, viva l'Inter, ciao.